Moretti allarga il baricentro dell'attacco, l'uno contro uno di De Giorgio, poi la parola per Nelson che stacca dalla linea, tocca ma non riesce a deviare Birer, prima rete della partita, subito Jakob Nelson. Moretti va in elevazione, la conclusione, meccanica di tiro fantastica, il lancio di Radovcic millimetrico con il contagiri. Siamo sempre sul pianeta di Davis Radovcic e io tutte le volte che ci salgo mi diverto come un matto. Va in penetrazione Fantinato, gioca sul filo dei passi, è riuscito. Da parte di Arcieri, il lancio di Arcieri direttamente per il tiro da parte di Henry Tibaldi e il gol del 14-13. Ancora Iballi, chiuse le linee di passaggio, prova ad andare da solo Iballi, l'invenzione di Ardian Iballi. 19 secondi, Arcieri, palla schiacciata dentro, recuperata da Conversano, attenzione adesso Conversano deve correre. Il pallone per Giannoccaro che arriva sui 6 metri, arriva alla rete del pari. E... errore per Ignazio De Giorgio, non riesce a ripetere. Ciutura, il tiro e la parata, è Pasqualino Di Giandomenico l'eroe della partita. Pasqualino Di Giandomenico è l'eroe della gara, para il tiro dai 7 metri che consegna a Conversano la semifinale di Coppa Italia, i campioni in carica sono ancora in vita. E hanno risolto un rebus veramente difficile, comunque sono contento per Di Giandomenico perché anche di fronte a un grande Volare che ci ha confermato che è assolutamente degno di indossare la maglia azzurra.